Siamo a Todi, la stupenda e artistica cittadina umbra che fra i centri storici italiani è tra quelli che hanno meglio conservato le strutture urbane di un tempo. Di origini umbro e etrusche, la città che divenne romana e poi soggetta alla Chiesa fino al 1860 ha avuto una gloriosa e avventurosa storia che la portò, soprattutto nel Medioevo, a primeggiare fra le città limitrofe. Oggi Todi è una città tranquilla, splendidamente serena nel suo solenne, invidiabile isolamento. Ma è anche luogo di cultura, la cui struttura urbana, miracolosamente intatta, mostra ad ogni angolo splendori e testimonianze di un'arte antica e profonda, dove non sarà difficile ricostruire, con la fantasia, la vita che la percorreva negli anni del suo massimo splendore. Così come, rivisitando i suoi splendidi palazzi, monumenti e chiese maestose, non può non tornare alla mente l'immagine e la suggestione dei versi del suo concittadino più illustre, frate Jacopone. E proprio da questo personaggio parte la nostra storia, che vuole raccontare le origini, le vicende e i significati di una statua straordinaria, trasformata in una vergine col bambino, che ci mostrerà, al di là del suo alto valore artistico, una serie di simbolismi di eccezionale interesse per la cultura e il folklore. Venerata a Todi da quasi sei secoli, nella chiesa parrocchiale dedicata alla Visitazione di Maria, nel rione Camuccia, la statua assume un rilievo e un'importanza straordinari, oltre che per la pregevolissima fattura, anche per la sua avventurosa storia e per gli innumerevoli ed evidenti dettagli che permettono di ricavarne usanze, simbolismi e modi di dire entrati ormai a far parte del linguaggio comune. Ma torniamo con la mente alla seconda metà del XIII secolo, dove ritroviamo Frate Jacopone in un momento estremamente delicato della sua vita. Ogni volta, infatti, che il frate poeta volge lo sguardo attraverso la stretta finestra della sua cella nel convento di San Fortunato verso la sommità del Colle Tuderte, scorge la facciata di una ricca abbazia benedettina dedicata a San Leucio. Davanti all'ingresso della chiesa, due grossi e rozzi leoni gli ricordano le infantili cavalcate sul loro dorso, seguite da altri suffocosi cavalli durante la sua giovinezza. Ora la regola francescana gli vieta l'uso del cavallo, ma con i suoi armonici versi egli rivive la scena della partenza al galoppo, solo dopo aver gridato tre volte «Guarda, guarda, guarda!», come impone lo Statuto di Todi, promulgato proprio negli anni 70. Ma un ricordo più appassionato si sovrappone a quelli dell'infanzia e della giovinezza. Nella sua lauda autobiografica ci dice: «Volea moglie bella che fosse sana e non fosse vana per mio piacere. Con grande dota, gentile e piana, de gente non strana, con lengua a garrire, compito desire non è sotto il cielo». Ma il poeta non può neanche dimenticare la terribile scena del crollo del pavimento, sotto il quale scorge ancora il cilicio insanguinato da cui emerge il petto fracassato dell'amata Vanna. Quel cilicio, di provenienza francescana, dato alla fanciulla dalla zia, compagna di Santa Chiara. Dopo una decennale fase di sofferente sconvolgimento, si era deciso a vestire il saio francescano, perché Vanna lo vuole e non può tradire una spontanea promessa di fedeltà. Da circa 40 anni si erano insediati in San Leucio, dopo i benedettini, prima i premostratensi, poi i domenicani, detti predicatori. E più volte nella mente del dottore in legge Jacopo dei Benedetti si era affacciata l'idea di vestire le bianche lane dei predicatori.
ma Vanna tornava sempre a suggerire Francesco d'Assisi come meta di un alto cammino spirituale, al posto di Domenico di Guzman, fondatore dei Domenicani. Forse non si va lontani dalla realtà, immaginando che la salma di Vanna abbia trovato sepoltura proprio nel cimitero unito all'abbazia di San Leucio. Si può quindi immaginare l'attrattiva di Jacopone verso quel luogo, per lui così importante, e quindi la simpatia verso i religiosi domenicani che officiavano in quella chiesa. Da ciò il suo rapporto di amicizia verso i domenicani, alimentato anche dalla pretesa dei francescani di mortificare l'antica e ricca abbazia con la costruzione del colossale tempio di San Fortunato a poche decine di metri, costruzione rimasta sospesa a metà per oltre un secolo. Poi era giunto il suo appoggio ai cardinali Colonna, che intendevano detronizzare Bonifacio VIII e la conseguente scomunica da parte del terribile Papa. Era stato il domenicano Nicola Boccasini a succedere a Bonifacio, col nome di Benedetto XI, il quale, già a conoscenza del convento di San Leucio di Todi e dell'amico frate Jacopone, come primo gesto del suo brevissimo pontificato, lo aveva liberato dal carcere e dalle conseguenze della scomunica. Le immagini della Madonna, dipinte sui due monumenti sepolcrali di Benedetto XI a Perugia e del cardinale Matteo d'Acquasparta nella chiesa della Racelia a Roma, insieme a quella del pittore tudertino Ruggero nell'abbazia di San Nicola in San Gemini, sono l'espressione artistica del nuovo stile della fine di quel secolo. Ma per frate Jacopone ha sempre un particolare significato la statua venerata nella chiesa dell'abbazia di San Leucio, scolpita con tanta arte e impreziosita con splendenti colori da uno sconosciuto artista agli inizi del secolo precedente. Si tratta della statua di Maria Sedes Sapientiae, con due leoni sotto i piedi. Gli avrà forse la mamma fatto recitare le prime preghiere dinanzi a quest'immagine? I versi, così teneri nel ricordo materno, lo lasciano supporre. Se mamma arvenisse che raccontasse le pene che trasse e mio nutrire. La notte ha bisogno che si rizzasse e me lattasse, con frigo soffrire, staendo a servire, e io pur plangea. Ella, pensando che io male avesse, che non me ne moresse, tutta tremava. Era bisogno che lume accendesse e me scopresse, e poi me mirava. La storia del gruppo di Todi inizia pressappoco 900 anni fa, anche se non è possibile stabilire la data esatta di esecuzione, perché la parte bassa della scultura si è parzialmente disfatta e non conserva alcuna traccia dell'iscrizione originaria. Si è comunque accertato che la sua origine deve risalire almeno al XII secolo e può essere stata opera degli antichi benedettini, sostituiti poi dai canonici regolari premostratensi. Quasi in coincidenza con la nascita di frate Jacopone, avvenuta intorno al 1230, giungono quindi a Todi i Domenicani, che si sistemano nell'abbazia di San Leucio, sostituendosi ai premostratensi. Vi resteranno per circa un secolo e mezzo, fino al 1371, quando Papa Gregorio XI li trasferisce nel convento di Santa Prassede, decidendo di utilizzare l'area e il materiale edilizio dell'abbazia di San Leucio per costruire una poderosa rocca, i cui resti si possono ancora ammirare sulla sommità del Colle di Todi. Rocca che, poco dopo, fu demolita dagli stessi Tudertini, insofferenti dell'imposta dominazione pontificia che aveva portato a quel gesto sacrilego. Thank you.
La nostra scultura, quindi, viene sistemata a Santa Prassede, da cui verrà definitivamente trasferita il 23 luglio 1393 nella piccola chiesa di Santa Maria, nel rione Camuccia. Cos'è che può colpire tanto in questa pur mirabile scultura realizzata in un blocco di noce su un soggetto apparentemente tanto comune? In effetti, il tema della Madonna col Bambino è certo uno dei soggetti sacri più diffusi nell'arte di ogni tempo. Ne troviamo esempi, anche mirabili, in decine di nazioni e in ogni epoca. Quello che colpisce però nel gruppo di Todi è un insieme di particolari che ne fanno un esempio davvero raro di studio del mondo mariano. La prima importantissima considerazione è che non si tratta solo di una generica scultura di argomento tradizionale religioso, bensì di un'allegoria che vuole evidenziare la rivendicazione alla Chiesa della piena autorità proveniente dal Cristo. In questo senso, la figura della Vergine appare certo come l'immagine della Chiesa romana che dichiara di aver ricevuto dal Cristo il pieno potere spirituale e temporale in opposizione alla politica imperiale intenzionata a realizzare un impero universale. Questa interpretazione viene aiutata dall'analisi di un altro importantissimo gruppo ligneo, una Madonna col Bambino molto simile alla statua di Todi, proveniente dalla chiesa abbaziale di San Giovanni in Borgo San Sepolcro, la quale, dalla fine dello scorso secolo, è esposta nel Museo della Scultura di Dahlem a Berlino. Questo gruppo è di un'importanza fondamentale per la conoscenza di quello di Todi, sia per la datazione, che appare nettissima in un'iscrizione alla base, gennaio 1199, sia per le evidentissime analogie che lo accomunano all'altro. Ma cerchiamo di analizzare con ordine i vari aspetti e simbolismi del gruppo di Todi, anche in relazione ai versi di Jacopone che ad essa fanno riferimento. O Regina Cortese, con questa invocazione si apre il laudario jacoponico, ricco di riferimenti a Maria e che culmina col pianto della Madonna. Qui l'immagine della Vergine è solenne, regale. È seduta su un ricco trono gemmato, richiamo al trono di Salomone descritto nella Bibbia, realizzato dopo lo scambio di doni con la regina di Saba. Nella tradizione cristiana, il trono di Salomone è stato interpretato come trono di Cristo Sapienza, in senso personale profetico, cioè trono del Messia. E l'invocazione che fra Jacopone rivolge al Cristo, «Tu, Sapienzia, d'amore, non de carne, tu nascesti», vuole appunto qualificare Maria come la sedes, cioè il trono vivente del Cristo, trono molto più prezioso di quello di Salomone. Anche l'abbigliamento denota una regalità fuori del comune e chiaramente simbolica. La Madonna è rivestita come una risplendente regina. Indossa una tunica talare rossa, detta anche indusium, con maniche strette ai polsi e ricoprente parzialmente i piedi, che a loro volta calzano i sandali o calcei da sala. La sopravveste è a maniche larghe e ampiamente ricamata. Il manto celeste è bordato in oro e completa l'abbigliamento regale la cocolla che copre le spalle e il petto con pieghe simmetriche. Il Cristo stesso indossa il manto purpureo imperiale aderente alla tunica, che scende abbondante fino ai piedi nudi, appoggiati al piccolo suppedaneo.
Purtroppo, il passare dei secoli ha degradato pesantemente la ricca decorazione cromatica che doveva certo far risplendere la statua originaria, ancor più di quella di Borgo San Sepolcro, segnalata dall'iscrizione come Mirabile Opus. L'arte del restauro non era certo in grado di restituire il colore perduto e il desiderio di esporre al pubblico una statua non deturpata suggerì una rivestizione della statua stessa, usanza più volte ritrovata anche in altri gruppi, celebre per tutti quello della Madonna di Loreto. Fu questa nuova veste esteriore a ispirare forse l'infelice sostituzione delle due teste originali con altre, di epoca diversa e certo molto meno rispondenti all'immagine che l'artista aveva voluto dare alla statua in origine. Il nuovo volto della madre, quindi, realizzato in legno dolce, presenta un suggestivo accostamento a quello rinascimentale della Madonna di Bruges di Michelangelo. Meno felice è risultata invece la sostituzione della testa dell'originario Cristo, adulto e autoritario, con quella secentesca amputata a un qualunque amorino. Grande importanza nell'analisi della statua hanno le figure dei due leoni poste alla base del trono. Essi, anzi, servono a cementare definitivamente l'opinione che tutta l'opera raffiguri prepotentemente la volontà di simboleggiare la Chiesa romana nel momento storico in cui essa cercava di affermare il suo diritto, ricevuto direttamente da Cristo, di esercitare in pieno il potere spirituale e quello temporale, contrastati dalle pretese imperiali. E questo diritto pretesa è per l'appunto espresso dalla presenza dei due leoni, detti impropriamente stilofori, posti alla base del trono, che ricordano quelli presenti in tantissimi portali di abbazie e cattedrali dell'Umbria, dell'Italia e del resto d'Europa, oltre che su troni, pulpiti, palazzi comunali e così via. E in tutti questi esempi,
La presenza di leoni, lungi dal voler essere una casuale e certo molto improbabile coincidenza di elementi puramente decorativi, conferma la volontà di rappresentare, anche visivamente, l'affermarsi del potere universale della Chiesa. Analizziamo ora alcune caratteristiche del Cristo che ci aiutano ad affermare con certezza la volontà dell'anonimo artista di raccogliere nella sua opera tutti i principali simbolismi legati alle credenze religiose e politiche del tempo. Della testa abbiamo già detto. Certamente il volto originario era quello di un Cristo adulto, autoritario, molto simile al gruppo di San Sepolcro, simbolo evidente della Chiesa che rivendica la piena autorità proveniente dal Cristo e quindi dalla volontà divina. Il gesto della mano destra, inoltre, con la mano tesa in avanti con le tre prime dita aperte, non può certo significare ingenuamente un atto di benedizione, ma piuttosto la potestas, cioè la volontà sovrana di imporre una legge che non ammette eccezioni. È chiaro quindi da che derivino innumerevoli usi e frasi che si ricollegano a questo gesto, dai rituali ecclesiastici che ripetono tre volte molte formule, il Kyrie, il Sanctus, l'Agnus Dei, eccetera, fino al bacio ripetuto tre volte. O al comando ripetuto sempre tre volte dal Dominus allo schiavo o dalla Domina alla sua ancella. Oppure dalla triplice stretta di mano dei commercianti nella compravendita, fino alla negazione più celebre, lo spergiuro di San Pietro. Mi negherai tre volte. Anche l'altra mano del bambino conferma le interpretazioni che abbiamo dato fin qui. Come infatti si nota bene anche nel gruppo di Borgo San Sepolcro, il Cristo regge nella mano sinistra una sfera simboleggiante l'intero universo, ritenuto di forma sferica ancor prima della scoperta della rotondità della Terra. Dalla figura del Cristo, re dell'universo, qui celum terramque regit, emana perciò il potere esercitato dalla Chiesa romana su tutti i popoli della Terra. Ma tanti altri, e certo suggestivi, sono i simbolismi che emergono dall'analisi attenta di questa straordinaria statua. Se si toglie il Cristo, si noterà alla vita della madre una fascia ampia ed evidente. E anche qui il richiamo ad alcuni versi di Jacopone e d'Obbligo. Dice infatti il frate poeta: «Accurrite, accurrite, gente, conum venite, vita eterna vedite con la fascia legata». La fascia, o cinta, fermata da un nodo sacro, appare anche in altre sculture simili, come ad esempio nel gruppo di San Sepolcro, ma qui è molto più evidente. La tradizione del fiocco celeste o rosa, appeso fuori della casa dove è nato un bambino o una bambina, si riallaccia alla tradizione della fascia materna che la donna doveva indossare negli ultimi mesi di gestazione e per 40 giorni dopo il parto, fino cioè al giorno della purificazione. A parto concluso felicemente, quindi, si purificava e si esponeva in segno di un duplice evento, la nascita di una creatura, ma più che altro la sopravvivenza della madre. Ed è appunto da questa antica usanza che deriva la moderna espressione «sono incinta», risparmiatemi di portare la brocca dell'acqua, il fascio della legna, la canestra del bucato, il sollevare pesi, eccetera. Proseguendo nella nostra analisi dei simbolismi emergenti dal gruppo di Todi, notiamo ora che la Vergine mostra chiaramente di non avere un seno sviluppato.
Anche questo particolare non è certo casuale, ma si ricollega alla problematica cristiana sulla verginità di Maria. Immaginando infatti la gestazione come evento miracoloso, come lo era stato il concepimento per udito e il parto che aveva evitato a Maria i rischi della maternità e i successivi incomodi, anche l'allattamento del bambino era mostrato come evento miracoloso. E anche qui, a evidenziare il concetto, ci viene in aiuto la poesia di Jacopone, che fa dire a Maria ai piedi della croce: «Figlio, perché t'ascondi al petto ove sei lattato?» Anche in questo caso gli eventi miracolosi hanno portato ad espressioni popolari tramandatesi nei secoli, come «latte della Madonna» e «cinta della Madonna», che hanno per secoli accompagnato il segno di gratitudine di altrettante mamme, le quali, dopo aver invocato con esito positivo l'intervento di Maria nella propria vicenda materna, a grazia ricevuta hanno realizzato gli ex voto rispettivi. Sempre in relazione al delicato tema della verginità, un altro dettaglio della statua di Todi mostra chiaramente l'intenzione dell'antico artista di affrontare in modo evidente tutti i temi legati alla tradizione mariana. Al collo di Maria, infatti, appare in rilievo un medaglione ovale, mentre in altri casi è solamente dipinto, come nel gruppo di Borgo San Sepolcro, o trasformato in fermaglio della veste o del manto. Si tratta della bulla, o sigillo, che consisteva in una custodia di cuoio o metallo nella quale veniva messo il nome del neonato, scritto su un foglio o una targhetta, insieme a oggetti di propiziazione. Atto che ancora oggi nel mondo ebraico viene ripetuto in occasione della circoncisione. Il maschio doveva portare al collo la bulla fino alla maggiore età, quando gli veniva tolta con una cerimonia pubblica e veniva rivestito con la tunica virile, divenendo da quel momento uomo a pieno diritto. La ragazza, viceversa, doveva portare la bulla fino alla cerimonia ufficiale del fidanzamento, quando il promesso sposo la toglieva, annullando così la tutela paterna, e con l'anello nuziale indicava la futura tutela maritale. Lo scultore che nel XII secolo ha posto la bulla al collo di Maria già madre e non le ha posto l'anello nuziale al dito, voleva certamente sottolineare la sua condizione di nubile, oltre ad evidenziare la sua verginità dopo il parto. Seguendo queste chiare indicazioni, se ne deve dedurre che Maria, ragazza vergine e madre, fosse nubile e che la figura di Giuseppe, presentato come suo sposo, fosse in effetti solo quella di un tutore che aveva preso a cuore la giovane orfana, accogliendola nella sua famiglia come un'altra figlia. In quest'ottica si capirà come la visita da lei fatta ad Elisabetta in occasione della scoperta della gravidanza, anch'essa riportata dal Vangelo, giustificasse l'angoscia di una giovinetta disperata per una condizione infamante, la gravidanza da nubile, accompagnata dalla consapevolezza della sua verginità. Lo stesso Vangelo di San Luca fa dire alla Vergine: «Non conosco uomo». È solo nel XV secolo che questa segnalazione verrà sostituita con la visita di Salomè, ostetrica ebrea incredula, immagine che si può ancora notare scolpita nei bassorilievi che adornano il portale della facciata del Tempio di San Fortunato, a Todi e altrove. Ci sembra evidente a questo punto l'importanza che assume il gruppo ligneo della Sedes Sapientiae nella storia e nella tradizione stessa della cristianità e delle vicende legate al ciclo mariano. Il gruppo rappresenta quindi un momento fondamentale nella conoscenza di una problematica spesso fraintesa che fa di questa statua uno degli esempi più mirabili e suggestivi della scultura medievale. Siamo quindi ai giorni nostri. E neanche qui la nostra statua sembra aver trovato pace. Dopo essere stata infatti trasferita dalla chiesa inferiore in una nicchia sopra l'altare maggiore della chiesa superiore di Santa Maria, nella notte fra il 3 e il 4 dicembre 1988, alcuni ignoti riuscirono a rubare la preziosa scultura, insieme ad altri oggetti sacri e vari reperti archeologici.
Il furto, per fortuna, si risolse in poche settimane col ritrovamento della statua, che, riacquistato in un certo senso l'interesse che meritava, fu inviata a Roma per un definitivo restauro che l'ha portata ad un nuovo splendore, fino alla sua definitiva sistemazione nella sede naturale di Santa Maria in Camuccia.